Sì, parlano tutti, ormai parlano tutti inglese. Sì, tutti inglesi. Bene, solo noi corriamo a Tiburtina, sì, e corriamo al Corradino, siamo rimasti provinciali. Siamo rimasti tradizionalisti per quanto riguarda le diciture. Delle We run Tiburtino. We run Tiburtino. Sì, forse sì, viene, cambiare, forse sì, viene qualcuno in più. Sì, può darsi. Bene, Tommaso, allora, visto che domenica prossima ci sono poche gare, tutti si aspettano magari, come ha detto Roberto Tognalini, che ci sarà il boom sul trofeo Lidenza. Pare che gli iscritti sono oltre 1500, almeno per quanto sì, detto. Me l'hanno confermato anche a me, perché sì, stasera vengono, l'ho sentiti, stanno, mi sembra, a 1500, ma sicuramente se stanno oggi a 1500, sì, 1700, sì, arriveranno sicuramente. E poi sono 15 chilometri, quindi sì, poi anche la guarda, tante volte, come abbiamo detto l'altra volta, tanti indovinano la data, questo ha indovinato anche il chilometro, perché 15 chilometri prima della Tre Comuni, prima così, sì, la sì, gente li vuole fare, c'è in preparazione della maratona, è giusto forse. Sì, sì. Va bene, Tommaso, noi oggi il collegamento l'abbiamo fatto più breve in mattinata, perché abbiamo problemi di palinsesto con la trasmissione di Radio Roma Futura. Ricordiamo che questa sera alle ore 21 sul canale 86 e sul digitale, sul Sky, su Sky 897, sì, c'è la trasmissione televisiva tra i catenati per correre, sì, sì. Ci proporrà anche, lo dico io che ci siamo dimenticati, ci proporrà anche il filmato della gara che si è svolta al 10, la sì, We Run, sì, di Zanetti, che sarà presente ospite in studio. Sì, 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 esattamente. Tommaso, ci salutiamo così e ci grazie, risentiremo poi la prossima settimana. Grazie, grazie, okay, buon lavoro. Grazie, buon pranzo soprattutto. Buon pranzo, ciao Mario, buon pranzo, ciao Mario, ciao Pino. Ciao. Bene, ciao. Anche con Tommaso abbiamo fatto questo bel collegamento e quindi ci avviciniamo verso alla chiusura. Ricordiamo, anche perché è quasi ora di pranzo. Esatto, quindi ricordiamo a tutti gli ascoltatori che per riascoltare la trasmissione, chi non l'ha fatto in diretta, può collegarsi sul sito atleticacollatina.it alla pagina web radio, oppure andare direttamente sul sito della radio stessa, che sarebbe www.radioromafutura.it, e alla sezione sport prende la rubrica del podismo e può ascoltare l'ultima trasmissione. Per quest'oggi è tutto, io vi saluto, Pino De Gidio vi saluta. Vi saluto anche io, auguro a tutti un buon pranzo e una buona giornata. E ricordiamo che in regia anche oggi c'era Massimiliano Morgante, che è tornato, invece la settimana scorsa c'eravamo Lorenzo, quindi anche a nome della regia tanti saluti da parte di Radio Roma Futura. Correre a fare un passo e poi un altro, e un po' alla volta prendere coraggio. E non aspettarti il tappeto rosso, ma molte buche e qualche bel sasso. E arriveranno da ogni dove, perché chi va piano mal sopporta chi fa meno del cinture. E certo, potranno anche farci del male e riempirci di botte, ma per noi che andiamo forte, lo sfregio è arrivare alla fine sani, mica la morte. Correre è la voglia che devi avere di stare in piedi, sempre e comunque. Che seduti si sta solo al cesso. E lo so che stai bene lì, signorino, comodo e al caldo. Ma alza il culo, perché il mondo va preso di petto. E con lo sguardo fisso e fiero guarderemo sempre avanti. Perché a noi nessuno, fidati, potrà mai fermarci. Di schivare gli ostacoli non abbiamo nessuna voglia, li abbattiamo tutti in treno e un giorno questa sarà storia, ma solo per voi che avete bisogno di una memoria, non per chi è come me e per la gente che sogna, perché di ricordarmi chi ero ieri, no, non mi importa, di sapere chi sono oggi, beh, è una bella domanda, e domani, a domani ci penserò un'altra volta. Non voglio né mete né destinazioni. Non
importante sapere quando un viaggio è iniziato, ma sperare solo che non debba mai finire. E a te che ancora non ti fidi, dico che forse non lo sai, ma sei attaccato a dei fili. E l'unico modo per poterti staccare è fare un bel salto, per scoprire così che sapevi già volare. Hai imparato a farlo metro dopo metro, anno dopo anno, e col cielo a un palmo di naso te ne sei finalmente reso conto che è di correre, che è di correre che hai bisogno. Davvero, vivrai come non l'hai mai.